tutti, venite tutti nel negozio della stazione. Potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno. Sigarette straniere, accendine di classe, torte caramelle, giornali, riviste. E non è tutto, serviamo anche un pasto delizioso. Cestini, cestini deliziosi per tutti. Il pranzo è compreso lo stuzzicadenti, signori. Fatevi avanti, cestini deliziosi. Prendete il cestino. Bravo uomo, può darmi un cestino con il pesce fritto, per favore? Ah, subito! Ah. Dunque, ora le devo dire sto esattamente, vediamo un po'. Ehi, faccia presto, il treno non aspetta, è già partito! Arrivederci, signore, buon viaggio! Vedrai che le passerà la fame! Ho guadagnato un sacco di soldi senza vendere niente. E non sono solo bellissimo, ma anche abile negli affari, sì, ecco. Ehi, boiacchi, guarda! Oh, scommetto che quelle ragazze hanno una grande fame. Staranno facendo una gita scolastica. Sento che oggi è la mia grande giornata, vado. Ehi ragazzi, aspettate, volete dei deliziosi cestini per fare le vostre merende? Il mio motto è, più sono carine, meglio si devono trattare. Perciò vi servirò bene, mie care. Ecco ragazzi, qui ci sono pranzi gratis per tutte voi, ecco. Calma ragazzi, ce n'è per tutte, prendete. Ma come sono graziose, mi ricordano tanto la mia infanzia, come vorrei essere con loro su quel treno. A chi lo dici? Oh. Ehi voi! Brutti testoni, vorrei proprio sapere cosa vi è saltato in mente di dare tutti quei pranzi gratis. Noi... È tutta invidia. Cosa hai detto? Niente, Miss Dronio, parlavo tra me e me. In fondo quei cestini erano vuoti, ecco. Vuoi stare un po' zitto? Buon viaggio a tutti! Si può sapere dove sono finiti quei due? Ah, ci vediamo, Miss Dronio, arrivederci! Andiamo anche noi a fare una gita scolastica! Ma dove volete andare? Dobbiamo costruire la nuova macchina! Oh no, il treno è partito e mi hanno lasciato sola! E ora che faccio? Mi sento abbandonata come una povera orfanella! Oh! I problemi! No, la testa! Lo sapevo, quelle ragazze hanno aperto i cestini troppo presto. I giovani d'oggi sono sempre affamati, che facciamo? Ah, Tonzola, io ho perso la volontà di vivere. Ma non ci pensare più. Ne siete convinti? Non avrete mai successo con le donne, voi due? Ma parliamo d'altro, andiamo subito a preparare la macchina. Agli ordini, Stronio. Sono stanco, era da tanto tempo che non camminavamo così. Già, ma abbiamo fatto bene, è così bello stare all'aria aperta. Oh. Guardate, non c'è dubbio. Ancora loro, maledizione. Andiamo a vedere. Non c'è dubbio, ci devono essere dei binari sotterranei in questa stazione. Ed ecco la nostra meravigliosa macchina. Se le tue macchine sono così ben fatte, perché allora perdiamo sempre? Questa volta non accadrà, abbiamo speso troppi soldi per costruirla. Sono convinto che quando verrà Mr. Docrobene sarà soddisfatto, ecco. Mi innervosisco quando non si fa vedere quando dovrebbe. Ho un sistema sicuro per farlo venire, basta parlare male di lui per un poco. Forse hai ragione. Sono gli orari degli espressi internazionali, che strano. Ma chissà se è stato Docrobene. Ma certo che è stato lui, che pensiero gentile. Ce l'ha mandato per una vacanza. Oh, secondo me ha immaginato che volevamo partire per fare un weekend. Ah, che meraviglia, finalmente il nostro lavoro sarà premiato. Bene, non ci resta che decidere il posto dove andare. Eccomi qua, inchinatevi. La ringraziamo di volerci mandare in vacanza questa settimana. Ascoltatemi, aprite subito l'orario a pagina 100. Vediamo un po', si tratta dell'espresso Freccia Azzurra che parte alle 10 in punto da qui. Ah, che bello, partiamo per le vacanze con la Freccia Azzurra. Oh, quanto è caro, dottor Docrobene. Cerchi di non prendermi alla lettera, ma farei qualsiasi cosa per lei. Qualsiasi cosa per lei. Non avete capito niente, su quel treno c'è la pietra d'Ocrosto. Ancora quel sasso.
Ve ne andrete in vacanza dopo averla trovata. Se farete un buon lavoro non sarete puniti, ve lo prometto. Parola mia! Buona sfortuna! Non la sopporto. Bisogna dire che le pensa veramente tutte. Prepariamoci alla partenza. Che bello. All'ordine. Janet, andiamo. Dobbiamo sbrigarci. Va bene. Questa roulette è collegata con un computer che sarà usata oggi per la prima volta. Deciderà quale dei tre veicoli verrà utilizzato. Chi sarà tra Yatta Khan, Yatta Pellicano e Yatta Pesce? Stiamo a vedere. Tocca a Yatta Pellicano. Yatta! Yatta Pellicano, partenza! Pronto per la partenza, via! Attraversando il confine, riuscite a vedere il nostro treno? Certo, eccolo che arriva! Ehi! Già, è proprio la freccia azzurra! Datemi da fare, all'attacco! Agli ordini! Ce l'abbiamo fatta! Vittoria! Mani in alto! Piccola Peste, che ci fai qui? Che vuoi da noi? Parla! Non mi chiamo Peste, mi chiamo Nicole, voglio essere chiamato così! Che caratterino! Suppongo che tu stia rubando un passaggio sul treno, visto che ti nascondi. E voi ladri non rubate solo il passaggio, vero? Piccola pulce insolente, ti faccio vedere io! Non parlo, Moyaki, è solo bambino in fondo. Ah, mi ha fatto arrabbiare e questa è una grave colpa per lui. Hai un brutto muso e una voce orrenda. Ma sentitelo. Aspettate un momento, è vostra quell'assurda macchina. Mi piacerebbe farci un giro, perché non mi portate con voi? Potrei esservi d'aiuto, cosa volete rubare? Veramente noi stiamo cercando una pietra con la forma di un teschio. Fatemi pensare, se la trovo mi permettete di salire sulla macchina insieme a voi? Che vogliamo fare? Se lo facciamo venire con noi ci creerà dei bei guai. Diamogli una caramella e cacciamolo. Cosa state confabulando? Ma questa è acqua! Adesso ragazzucciaccio! Al ladro, aiuto! Salvatemi presto, al ladro, aiuto! Mi fate venire con voi, sì o no? Visto che ce lo chiedi, per favore, però devi star buono. Affare fatto. Certo che se resta con noi vedo il nostro futuro un po' oscuro. Freccia azzurra arriverà in ritardo per cause ancora sconosciute. Si pregano i signori passeggeri di attendere il prossimo annuncio. È accaduto qualcosa al treno? La prego, mi risponda. Mi scusi, cosa è successo? Oh, è terribile, mio figlio, il mio bambino dovrebbe essere su quel treno e se accadrà qualche incidente io... Signora, la prego, non si deve allarmare così. Mio figlio Nicole mi dà la forza per andare avanti. Nicole? Come? Nicole ha detto.
Volevo che avesse una buona educazione. Per il suo bene l'ho messo in un collegio, ma proprio ieri la maestra mi ha comunicato che è scappato. Oh, per fortuna lo hanno visto salire su quel treno. Avrei dovuto tenerlo vicino a me, ma ormai è troppo tardi. Sono disperata, sono disperata. Ho un sospetto. Purtroppo anch'io. È in pericolo. Cosa? Non si preoccupi, signora. Non deve temere, vedrà che andrà tutto bene. Ci pensiamo noi, si deve fidare. Benvenuti a bordo di questo treno, signori. Ne farò finta di essere il controllore. 007 non è un numero piacevole. Favorisca il biglietto. Oh, questo treno è fornito anche di docce, che è bello. Sono molto lieto di controllare il biglietto, signora. Maleducato, se ne vada! A lei può viaggiare anche gratis. Vada via! Allora, Boiacchi, l'hai trovata? Niente da fare. Non possiamo perdere tempo, dobbiamo trovarla immediatamente. Già, ma chissà dove è stata nascosta. Ehi, l'ho trovata. Spero proprio che sia vero. Sei sicuro che sia proprio quella? Certo, era nel vagone ristorante. Bravo, che cosa aspetti a darmela? Ve la darò dopo aver fatto il giro in macchina. Niente da fare, prendetegliela presto. Ministro, sì. Fermati, monello. Oh, ce l'abbiamo fatta, incredibile. E invece no. Non vi permetteremo questi soprusi. Non mancate mai all'appello, eh? Mi dispiace per voi, ma la pietra è nelle nostre mani. E noi non ve la daremo per nessun motivo, no. È perfettamente inutile che scappiate, tanto vi prenderò. Tu sei Nicole, non è vero? Ma come fai a sapere il mio nome? La tua mamma è in pena per te e ti aspetta. Ma io mi diverto di più qui. Ma non pensi a quanto possa soffrire la tua mamma sapendo quello che stai facendo? Hai ragione. Sai, Ataman, credo proprio che oggi ti vinceremo. Fino ad ora siamo stati sfortunati, ma siamo i più forti. Questa è la vostra fine! All'attacco! Il male non vincerà finché esisteremo noi! Gli Yattaman sono i più forti! Ah, siete proprio monotoni! Via! Questo è il colpo decisivo, Yattaman! Eccolo! Via! Un'altra arma speciale! L'ho costruita io personalmente, ecco! Ehi, ma cosa stai facendo? Sembri un giocoliere! E adesso ballerete un po', non siete d'accordo? Yatta! Yatta! Ecco! Ecco! Ancora! Al volo! Hopla! Siete i soliti buoni a nulla. Ebbene sì, lo ammetto. In bocca al lupo, Yatta Pelicano. Facciamo fuori quella Yatta papera. No, ma quale papera? È un pelicano. Attacco. Bisogna stare molto attenti ai passaggi a livello. Aiuto! Eccoti il tuo tonico, prendi! Ho un presentimento. Io sto pellicano pronto all'attacco, via! Che cosa sta succedendo? Vorrei saperlo anch'io! Non vale, ancora delle strane bestiacce, li annienteremo, ecco! Agli ordini, Miss Dronio, via! Al
all'attacco! Carissimi, sta per iniziare un accanito duello tra Antonio lo Spardiero e Titino l'Aquila. Ed ecco che i due avversari si preparano. È veramente un combattimento all'ultimo sangue. Oh, ecco che l'Antonio ha il sopravvento sul Titino. Oh. È lo Spardiero ad essere attaccato questa volta. Lo Spardiero... voglio dire l'Aquila... Sì, l'Aquila. Oh, ma cosa succede? Ah, beh, io ci rinuncio. È veramente difficoltoso fare il telecronista. Non capisco. Mi sta accadendo qualcosa di strano. Bisogna fermarlo. È sleale. Non ci si comporta così. Ehi, si sono trasformati in avvoltoi. Che peccato che vado a finire sempre così. Bisogna trovare un modo per andare via di qui. Ormai è troppo tardi. Abbiamo vinto! Già! Yatta! Yatta! Yatta Man! Yatta Pellicano! È in arrivo la freccia azzurra! Nicole! Oh, mammina! Nicole! Ah. Non preoccuparti! Che paura! Lo so, non mamma. Ti lascerò mai più. Sono proprio contenta che non sia così cattivo come sembrava. È vero, accanto alla mamma è diventato un angioletto. In salita. Qui dovrebbe andare bene. Dovremmo essere abbastanza lontani, che ne dite? Oh, chissà cosa sta facendo, Mr. Docrobey. Dato con piacere che pensate ancora a me. Come ricompensa voglio offrirvi una bella punizione. Ah! Anche se andaste fino alla fine del mondo, non fuggireste le mie punizioni. Addio! Verso il paradiso. Oh, che viaggio meraviglioso. Mamma, non mi lasciare, mammina. Non voglio morire, non è giusto. Sono ancora giovane, uffa. Dove siamo disgraziati? Addio, vi verremo a trovare. Buona fortuna. Ciao, amico. Grazie per tutto ciò che avete fatto. Grazie! Arrivederci e buon viaggio! I nostri Yattaman hanno vinto un'altra battaglia contro il male. Sono stanchi, ma felici della meritata vittoria.